Esagerato. Eh sì, decisamente esagerato. Pronta per questa prima colazione del 1° dicembre, caffè viennese, buonissimo, comprerò un caffè doppio perché stamattina ne ho bisogno, le frolle che abbiamo assaggiato nell'ultimo video assaggi, mi sono piaciute quindi ovviamente le sto mangiando e nulla, buongiorno. Buongiorno raga, benvenuti in un nuovo Vlogmas, anzi il primo Vlogmas del 2023 perché oggi è venerdì 1° dicembre, sono le 9 e un quarto e io sto finendo di bere il mio caffè viennese in questa tazza adorabile, ovviamente perfettamente in tinta con l'argomento a cui ci stiamo approcciando. Io vi giuro che stento a credere che oggi sia già 1° dicembre, mi sembra una follia. Uno perché mi sembra più vicino a Natale scorso che l'estate, che voi direte ma probabile, però vi giuro la sensazione è quella e mi fa ancora più strano il fatto che sia già passato tutto questo periodo settembre-dicembre, che è il mio periodo preferito dell'anno. Cioè, è volato così. Prima stavo preparando il viaggio per Los Angeles, dopo il viaggio a Los Angeles, apparentemente ho messo il turbo e siamo arrivati al 1° dicembre. Io ancora sto con la testa, non lo so, a metà ottobre. Bene, oggi sono qui appunto per registrarvi il primo Vlogmas, anche se poi di questa cosa dopo magari parleremo meglio perché, come ho già avuto modo di accennarvi, quest'anno non farò i Vlogmas come gli altri 2 anni che sono stata qui in questa casa, ma in realtà anche mi pare, se non erro, questo dovrebbe essere il quarto anno che io faccio i Vlogmas, ma in realtà fatti bene bene li ho fatti soltanto gli ultimi 2 anni, perché prima quando vivevo ancora con i miei era più complicato farli. Gli ultimi 2 anni però li ho fatti molto bene, vi sono piaciuti tanto e sono piaciuti tantissimo anche a me. Quest'anno per una serie di motivazioni non mi sarebbe stato possibile farli, ma io vi avevo già avvertito l'anno scorso perché c'erano delle dinamiche che sarebbero cambiate, io già lo sapevo e quindi era molto probabile che ciò sarebbe accaduto, ma di questo riparleremo dopo. Scusate se mi sentite questa voce, questo continuo. Ma ieri sono stata a Milano, con Ali siamo andate ad un evento Spotify per podcaster, quindi per persone che fanno podcast, e abbiamo tenuto un panel, cioè abbiamo effettivamente noi intervistato 2 persone di Spotify per parlare appunto di Spotify e il mondo podcast. E, giornata bellissima, fatto tanto networking, ci siamo divertite, tutto molto bello. Il problema è che a Milano faceva un freddo assurdo, pioveva. Quindi noi ci siamo beccate l'acqua perché dovevamo fare piccoli spostamenti. Avete presente quei piccoli spostamenti tipo da qui a laggiù e dite ma che apro l'ombrello così poi mi rimane bagnato addosso? No, quindi vai a piedi, quindi te bagni, quindi quello. Più il fatto che l'abbiamo fatto in giornata, siamo partite ieri mattina alle 7:50 da Termini e siamo tornate a Roma a Termini alle 11 meno un quarto. Quindi sono stanchissima e ho preso un sacco di freddo. In più è stata una giornata molto movimentata, quindi stamattina sono un po' a pezzi, ecco perché sono le 9 e qualcosa, io sto ancora così, ma ne avevo bisogno. So, ieri mi ero alzata alle 5, ma soprattutto ero andata a dormire alle 2 perché la sera prima ero andata a vedere uno spettacolo a teatro, quindi insomma sto un attimino rotta. Poi stamattina ho una marea di cose da recuperare, devo occuparmi tutta la parte di fatturazione, che per carità è una gioia, ma dall'altra. Quindi stamattina parte burocratica, che non proprio la mia preferita, onestamente, niente di creatività stamattina. Però, la cosa bella è che finalmente apriamo i calendari. Vi giuro, mi sono mancati, ma al tempo stesso mi sembra ieri che ho finito di aprire gli altri. Non lo so, quest'anno mi sembra molto vicina la parte dei calendari, non mi sembra passato tanto tempo, ma vabbè. Se mi seguite su Instagram, in caso contrario, molto male, recuperate immediatamente. Io vi ho già fatto vedere quali saranno i miei 6 calendari di quest'anno, sono meno dell'anno scorso, mi sembra che l'anno scorso ne avessi 8. Quest'anno sono meno, ma devo dirvi che ce ne sono un paio che proprio non vedo l'ora di aprire. Poi vabbè, c'è quello iconico di Ikea che se non c'è vi dovete preoccupare, è successo qualcosa. Quindi sono molto contenta dei calendari di quest'anno, ve li ho già presentati, ripeto, però ovviamente ve li faccio rivedere qui, quindi direi che adesso mi finisco di bere il mio caffettino e poi la giornata non può iniziare se non apriamo i calendari insieme. Dunque, questi sono tutti i calendari di quest'anno, ve li faccio vedere in ordine e poi li andiamo ad aprire. Questa è la presentazione ufficiale. Tiger, new entry, mai avuto, me l'ha preso Lorenzo e sono molto contenta. So che qualcuno mi dirà, Marti, ci sono un sacco di stupidaggini. Lo so, perché avevo intravisto qualcosa, però mi piace l'idea. A me piace l'idea di aprire ogni mattina una cavolata, non mi aspetto di trovarci cose di utilità massima. Mi piace l'effetto sorpresa e secondo me in Tiger questo almeno riesce. Poi abbiamo Mac, quello di Mac però dura soltanto 12 giorni se non erro. Sì, esattamente.
quindi per 12 giorni avremo anche questo. Poi abbiamo questo qui di Nivea, bellissimo, tra l'altro si aggiudica anche il premio per essere il più grande. Poi abbiamo Minions, che in realtà secondo me è soltanto a livello estetico, poi i cioccolatini saranno quelli standard per tutti questi calendari col cioccolato, però mi piace un sacco il fatto che esteticamente sia così, io adoro i Minions, quindi sono molto contenta. Poi ovviamente abbiamo quello di Ikea, che praticamente è storico, possiamo dire. E infine, ultimo calendario, questo. Questo, raga, mi rende più felice di tutti gli altri. È quello che mi ha preso mia mamma. Quest'anno lei e papà non mi hanno fatto il calendario, quello riempito fai da te, perché giustamente mi ha detto te l'ho fatto l'anno scorso, almeno deve passare un anno senza che te lo faccia, il prossimo anno vediamo. Però mi ha preso questo perché io in America ero alla ricerca perennemente di questi, che sono, questo ve lo spiego perché qualcuno sicuramente non li conoscerà e penserà: Marti, ma che è una cosa per bambini? No. Dunque, i mini brands, queste, non guardate la parola toy, mini brands è praticamente un brand di prodotti in miniatura che in America spopola. Praticamente esistono queste palle, ve le avevo già fatte vedere anche l'anno scorso perché le avevo trovate per la prima volta in Italia a dicembre scorso, non durante i Vlogmas, ma non come calendario dell'avvento intendo. E in America vendono o queste palline, cioè sono letteralmente delle palle tipo palle di Natale, dove all'interno ci sono 5 a sorpresa di questi mini brands. Mini brand si intende piccole riproduzioni, quindi oggetti in miniatura da collezione, sottolineo, sono prodotti da collezione di vario genere. Esiste l'edizione giocattoli, poi ve la spiego, l'edizione moda, l'edizione prodotti da supermercato, l'edizione Disney, cioè miniature di cose che esistono in realtà grandi ma piccole. Ad esempio mia mamma mi ha preso questo qui, che è il calendario dell'avvento mini brands toy, quindi ci sono mini giocattoli, ma proprio piccoli così. Ecco, io impazzisco per le cose da collezione, impazzisco per i mini brands, sono molto contenta, ve lo giuro, persona più felice al mondo, non vedo l'ora di aprirlo. Come mi era mancato questo momento. Ci siamo. Allora, tiriamo fuori il primo, non dobbiamo nemmeno andare a dire qual è, tutti in coro: Ikea. Allora, abbiamo miracolosamente trovato già la casellina del primo dicembre, quindi andiamo. Non vedo l'ora di mangiare sta cioccolata. Dunque, che carino, raga, ma per il primo dicembre mi va bene questo. Guardate che carino, Ikea sempre la mia prefe. Vediamo che cos'è, ovviamente. Allora, questo qui, cioccolatino alla vaniglia, semplice ma sarà delizioso. Semplice ma delizioso, ripeto. Passiamo ora al calendario Minions, sempre col cioccolato. Quest'anno è il primo anno che ne abbiamo due da mangiare, lo sottolineo. Dunque, casellina primo dicembre, eccola qua. Dove si apre? Ecco. Vediamo cosa c'è, questo mini cioccolatino. Sono due calze, vabbè, questi sono molto standard, però visto che ce l'abbiamo, lo apriamo. Due calze. Andiamo adesso con quello di MAC. Come mi piacciono questi che vanno tirati su. Dunque, primo dicembre, eccola qua. Ok, si apre così. Allora, questa è una cosa semplice, ma posso dire utilissima. Cioè, è un pennellino. Io non so se magari esperte makeup artist, esperti makeup artist che conoscete bene il mestiere, fatemi sapere se questo è un pennellino per tipo eyeliner o per le labbra. Io credo eyeliner, però correggetemi ovviamente se sbaglio. Questo è utilissimo, è la tipologia di pennellino che io uso di più quando mi devo truccare gli occhi, perché appunto vi permette di fare quella sfumatura della matita, dell'eyeliner, dell'ombretto, di quello che volete, proprio precisa. Quindi questo è comodissimo, non sono mai abbastanza, io ne perdo uno al mese, non so come sia possibile, che fine fanno, è penso il pennello che ho ricomprato di più nella mia vita, quindi grazie MAC per avermene dato uno di scorta. Allora, non so, non ho nemmeno visto come si apre, quindi sono un attimo. No, ma che carino, io non l'avevo mica visto. Guardate che carino. A parte i colori, colori adorabili, bellissima scelta questo. In realtà credo sia sempre una sfumatura del verde e lilla, bellissimo, proprio a livello visivo 10 e lode, mi piace tanto. Allora, io direi che quasi quasi lo tengo così, sapete, perché rimetterci sta cosa ogni volta è veramente stressante, quindi lo terrò così. Uno, eccolo qua, carino. Allora, ecco,
Come si apre? Ah, senti bene? Non so cosa sia, però fa un rumorino interessante. Ma cos'è? È tipo un finto orecchino? Mi state dicendo questo? Allora, qua partono le scommesse. Questo calendario l'ho preso perché secondo me sarà molto divisivo, quindi ne discuteremo molto. Allora, io credo sia un orecchino finto, perché ovviamente non ha la parte, no, che buca l'orecchio. E quindi immagino che si apra così e si metta come finto buco. Se fosse così e dura, raga, svolta della mia vita. A me piacciono tantissimo i finti orecchini, li sapete, li uso sempre, quindi dopo lo andiamo a provare. Io immagino sia quello, credo. Adesso, per comodità, apriamo questo qui dei mini brands toy, anche perché A, ho già atteso fin troppo, quindi non vedo l'ora di aprire almeno la prima casellina. B, siete appoggiati su quello di Nivea, che è il calendario più alto, e quindi adesso faccio un macello, quindi preferisco fare così. L'unica cosa brutta di questo calendario, quindi già ve lo dico, è che l'ho rotto. La cosa brutta di questo calendario, ve lo devo già dire, è questa, cioè che si vedono praticamente già quasi tutte le sorprese, quindi noi andremo diretti sulla prima, non ci concentreremo sulle altre e via. Allora, veloce, dove sta la prima? Non devo vedere, ok. Cioè, vedete, sono un po'... cioè, c'è quasi sotto la foto di quello che troverete, ma siccome io non voglio spoiler, vi giuro che io non sto guardando nient'altro se non la prima casellina, che non si apre, bene. Casellina aperta. Allora, aspetta, qua c'è scritto qualcosa? No. Ecco, qua chiudiamo e scappiamo. Questo non è quello che è disegnato qua, quindi questo significa che non sono spoiler, sono soltanto possibilità di cose che vi potrebbero capitare, ma non quelle, perché la cosa che io ho trovato... qua non c'è, non è proprio disegnata come immagine, quindi a posto, non ci sono più, non c'è più rischio di spoiler, perché questa non è da nessuna parte, per cui lo stesso varrà per gli altri. Bene, già un pensiero in meno, sennò stavo con l'ansia. Allora, guardate che cosa ho trovato. Questo qui è praticamente una citazione di loro stessi, quindi adoro la loro self-confidence, nel senso che questa è una tipologia di prodotto che vende sempre mini brands, quindi è un'autocitazione. Cioè è praticamente una confezione grande, io credo che questa sia quella da esposizione, cioè credo che mi abbiano dato la miniatura della loro, del loro effettivamente gioco più grande dove si possono esporre i prodotti, non lo so se mi sono spiegata. Non l'avrei messo come prima casellina, però dai, carino, comunque finirà nell'esposizione, non si butta niente. Però ecco qua, il valore sta ovviamente nel fatto che è un oggetto da collezione. Nivea. Allora, ecco qua la casellina 1. Giusto, sì. Madonna, è enorme. Ok. Che strano. Oh no, raga, non avete capito? Questi mi sono appena finiti. Ve lo giuro, mi sono appena finiti. Sono i cerottini per le varie puntinieri e le varie impurità naso, fronte, naso e mento. Vi giuro, mi sono appena finiti, forse me ne è rimasto uno da fronte, i miei preferiti ovviamente sono quelli per il naso, però non ci posso credere che la prima che trovo è questa che ho finito la settimana scorsa, 10 giorni fa. Bene, ottimo. Ok, quindi questo è ufficialmente il primo bottino dei calendari dell'avvento del 2023, come sempre vi faccio una classifica delle cose che mi sono piaciute di più. Allora, prima di tutto il pennellino, perché è tipo utilissimo. 2 questo, perché io sono troppo fan di mini brands. 3 sicuramente questo. 4 questo. Per adesso questo lo andiamo a provare e potrebbe salire in classifica se funziona e si regge. Scusate, ma posso dire che è veramente carino invece? Cioè, a parte si regge bene, cioè nel senso è veramente fisso, cioè vedete? Si regge benissimo, cioè è molto solida come struttura. Ora sicuramente non c'entra niente come stile a quelli che ho intorno, però questo è un problema mio di organizzazione in questo momento degli orecchini, però è veramente bello. Bene, dopo ore passate a fissare l'armadio inutilmente ho deciso che questa sarà la maglia, cioè in realtà la felpa, inteso il sopra, che andremo a mettere oggi, quella che vi ho fatto vedere nell'ultimo vlog, non l'avevo ancora messa da quando l'ho lavata, quindi direi che è giunto il momento di utilizzarla. Bellissima, spero mi stia bene perché poi nel frattempo non l'ho mai più provata. Oggi è il giorno in cui andremo a mettere per la prima volta. Eccomi raga, scusate, sono passate un sacco di ore, ovviamente per voi come sempre i soliti 5 secondi, ma per me un sacco di ore. È ora di pranzo, è l'una praticamente, e una volta sistemato tutti i calendari ho dovuto fare una serie di cose di lavoro, ve l'ho detto, la burocrazia che non ho ripreso perché erano noiose per me, immaginavo per voi.
dovuto mandare un po' di fatture, rispondere a delle cose, ho dovuto scansionare, considerate con cura delle cose da fare del viaggio in America, quindi insomma è stata una mattinata abbastanza intensa. Nel frattempo mi ha raggiunto Lorenzo, che mi ha portato anche un regalino, poi vi faccio vedere, e oggi pranziamo insieme e poi in generale il pomeriggio volevamo fare un giro insieme, in più io poi devo andare a fare una cosa, poi vi dico, e andiamo insieme, quindi a questo punto mi ha raggiunto da adesso, insomma, dall'ora di pranzo. Prima di farvi vedere come sono vestita, perché già vedete che la mia felpa l'ho indossata ed è bellissima, mi sta bene a livello proprio di grandezza, perché come sapevate, se avete seguito l'ultimo vlog che ho fatto, questa è una misura da uomo, non essere da uomo, quindi non ero sicurissima mi cadesse bene, ecco, solo questo. E invece sì, mi piace un sacco, dopo ve la faccio vedere, è proprio proprio bella, sono molto contenta. Mentre sotto ancora, come potete vedere, ovviamente ho il pigiama e i pantaloni li sostituisco dopo, prima di uscire. Allora, volevo spendere giusto due parole per raccontarvi cosa faremo quest'anno con i Vlogmas e poi vi racconto cosa farò in generale oggi come programma della giornata. Allora, per quanto riguarda la gestione quest'anno dei Vlogmas, ve lo dico proprio, ve la butto lì. Quest'anno i Vlogmas, come li facevo l'anno scorso, non li farò perché non potrò farli. L'anno scorso vi facevo ogni giorno un video dal lunedì al venerdì, e questo mi era possibile perché sostanzialmente io negli anni passati, anche a causa sicuramente della pandemia, sono stata praticamente sempre a Roma, cioè l'anno scorso io sono stata proprio tutti i 24 giorni di dicembre a Roma. Quest'anno non sarà assolutamente così, considerate che devo salire 3 volte a Milano per cose diverse, in più ho un piccolo viaggio di lavoro in cui vado con Lorenzo e insomma è un mese molto movimentato, cioè 100.000 volte di più rispetto all'anno scorso, e quindi chiaramente i Vlogmas è impossibile farli, sono una cosa che è possibile, che si può fare quando uno è perennemente a casa, il resto del tempo lavora, anche se ha tanto lavoro è gestibile, ma già se uno va una o due notti fuori diventa complesso, perché postare la mattina il video del giorno prima e iniziarne diventa impossibile, specialmente se sono cose di lavoro, e queste saranno tutte cose di lavoro, non ci sono viaggi di piacere, quindi ecco, in questa circostanza sarebbe stato veramente impossibile e farli, ve li avrei fatti male, avrei iniziato a fare tipo oggi non riesco, scusate, lo metto domani, a me questo modo di fare non piace, io sono fan delle cose che finiscono quando sono al top, all'apice, come le serie televisive, io preferisco una stagione in meno ma che quella precedente finisca come Dio comanda, piuttosto che farne un'altra fatta a caso giusto per darmi un contentino, quindi siccome io sono fan di quel modus operandi ho cercato di farlo anche quest'anno. Vi avevo avvertiti l'anno scorso perché sapevo che quest'anno sarei entrata in agenzia, io sono entrata in agenzia con la mia agenzia attuale a gennaio-febbraio e io però già a dicembre ero in contatto con loro per capire se potessimo fare l'uno per l'altro, e con un'agenzia fortunatamente si aprono tante opportunità lavorative che sono fantastiche, perché ovviamente io quest'anno non riesco a fare Vlogmas perché ho più opportunità che mi portano a fare più cose, e quindi chiaramente non riesco a fare una cosa che so che a voi piace tanto e piace tantissimo anche a me, ma è soltanto una cosa che ci diverte, non è una cosa che ha lavorativa, professionalmente diciamo un valore, che a me non importava perché a me piaceva tanto e la facevo e mi faceva piacere intrattenervi e tenervi compagnia, però chiaramente potendo fare un po' un passettino più in alto nella mia carriera, chiaramente sono contenta di quello, specialmente di andare così tante volte a Milano per cose di lavoro, dovremo registrare 2 episodi del podcast con 2 super ospiti, quindi insomma tutto molto bello ma anche tutto molto impegnativo, e non riuscirei a fare un vlog al giorno, cioè significherebbe non vivere più, e non voglio, perché questo è il mio mese preferito e mi piacerebbe anche un po' godermelo, per cui questa è la motivazione, ma lo sapevate perché avevo già tenuto abbastanza al corrente. Comunque, detto ciò, vi dico come ho intenzione di fare. Allora, io ho intenzione, oggi ho fatto un Vlogmas perché il 1 dicembre, visto che ero a casa, volevo assolutamente farvelo, e uscirà ovviamente domani mattina, cioè domani pomeriggio, insomma lo edito domani mattina come al solito, eccetera. Ho intenzione di farvi i Vlogmas ogni volta che riesco, cioè letteralmente ogni volta che sono a Roma e che in quella giornata posso fare un Vlogmas, lo farò. Quando capita, capita, senza darvi delle date, appuntamenti, eccetera. Quindi magari ce ne saranno, che ne sono, alcuni giorni, 2 di seguito, 3 idealmente, e poi magari per una settimana niente. Vorrei fare così, cioè quando posso lo faccio, quando non posso semplicemente non lo faccio, quindi vi aggiornerò man mano su Instagram, seguitemi là così vi aggiorno. Per quanto riguarda invece l'apertura dei calendari, che è la cosa principale, in realtà la mia idea è quella, invece che aprirli nelle storie di Instagram, perché raga, diventa pesantissimo 24 giorni di apertura dei calendari su Instagram, anche perché io ne ho 6, dovrei dedicare almeno una storia per ogni calendario, diventa un'agonia per me, per voi, per le persone a cui non interessa, perché non è che a tutti interessa, quindi mi sembra un po' pesante onestamente. Io per esempio li skippo perché mi annoiano nelle storie, o comunque magari li voglio vedere in un momento ma in un altro no, insomma
Anche perché poi tutti li aprono di mattina, quindi diventa veramente il caos la mattina su Instagram. Quindi non ho intenzione di buttarvi nel caos ancora di più. Quindi la mia idea è in realtà di, quando non li apro nei Vlogmas, li apro in un TikTok che vi metto su TikTok verso magari l'ora di pranzo. Quindi faccio un video ogni mattina che vi posto qualche ora dopo che li ho aperti. Quindi la maggior parte dei giorni avrete un video in real time del giorno, della casella del giorno, e altre volte avrete il Vlogmas, che ovviamente esce il giorno dopo, della casellina del giorno prima. Non so se mi sono spiegata, comunque questa insomma è un po' la mia intenzione e spero insomma sia ben accolta. Comunque in ogni caso seguitemi su Instagram, perché poi vi rimando il link del TikTok da lì se non vi va di aprire ogni mattina l'applicazione di TikTok. Questo è il modo in cui ho pensato di organizzarmi, spero che comunque possiate apprezzare. E niente, cioè i Vlogmas sono stati un capitolo bellissimo della mia vita e io me stessa me li riguardo perché mi piacciono, mi tengono compagnia, mi danno il mood festivo, ma sono fattibili solo se uno ha 24 giorni per stare a casa, se no è impossibile, veramente impossibile. E quindi quest'anno ho delle opportunità di fare delle cose molto belle, di cui sono molto contenta e grata e voglio sfruttare questa opportunità. Ora invece vi dico che cosa faccio oggi. Allora, mattinata praticamente finita, adesso pranziamo, poi devo recuperare un episodio di della seconda puntata di Un professore 2 che è andata in onda ieri sera, ma io ieri sera ero in treno per tornare da Milano, quindi non l'ho potuta vedere su Rai 1, quindi la recupero oggi con Lorenzo, che costringerò a vederlo, lui ancora non lo sa, ma gli piacerà per forza. Una scelta. Dopodiché volevo fare un salto mega da Tiger per prendere delle cosine di Natale, perché Lorenzo mi ha portato una cosa di Natale e mi ha fatto dire vabbè, io non ho niente di Natale quest'anno, quindi l'albero io lo faccio come sempre l'8 dicembre, se no mi porta sfiga, è una tradizione da quando sono nata, i miei mi hanno insegnato così e io insegnerò così ai miei figli se mai ne avrò. L'albero settimana prossima, però qualche decorazione mi piacerebbe già metterla da oggi. Sulle decorazioni non si è mai detto nulla a casa mia, quindi io istituisco che se possono mettere dal 1 dicembre, non prima, ma dal 1 dicembre sì, quindi volevo prendere qualche sciocchezzuola per arredare casina, per sentirla già un po' più natalizia, sennò da qui all'8 mi sento orfana di Natale. E poi vorrei appunto dare una sistemata, vedo se riesco oggi pomeriggio, se non lo facciamo stasera, no problem, e comunque entro oggi, che è primo, e siamo insieme soprattutto. Poi, dopo, più tardi, vorrei andare a trovare definirlo un amico è complesso, però una persona che conosco che, vabbè, è il frente... Premessa, se no non mi capite. Un anno fa ho comprato una borsa da Balenciaga, sì, un anno fa, e il commesso che mi ha aiutata a, diciamo, questo procedimento, perché poi c'avevo tutti i colori tra cui scegliere, quindi sono andata in tilt, siamo stati, credo, 1 ora e mezza, io, mia madre e questo ragazzo che si chiama Alessio, che saluto se dovesse vedere questo video, e siamo stati 3 ore a scegliere questa borsa, e da lì è nato un legame. Quindi abbiamo iniziato a scambiarci ovviamente pareri sul brand, su Balenciaga, e lui ogni volta che c'è qualcosa di carino in negozio, c'è una novità, oppure semplicemente c'è un evento, mi invita e mi dice oh c'è questa cosa, vieni, e oggi mi ha appunto invitata dicendomi che oggi presenta Balenciaga la nuova capsule collection dedicata agli sci, e quindi sono invitata, quindi non è un evento da influencer, è proprio un evento da cliente, da cliente a cui piace il brand e che ha fatto comunella con questo commesso con cui mi sono trovata proprio, e quindi mi ha invitato, quindi ci porto anche Lorenzo, così facciamo un giro, visto che appunto già volevamo fare un giro in centro oggi pomeriggio, perché 1 dicembre iniziano tutte le luci, poi oggi è una bella giornata, non so se vedete c'è il sole, quindi la devo sfruttare fino in fondo, per cui ci andremo a fare insomma un giretto e passeremo anche da Balenciaga a magari bere o insomma mangiare qualcosa per festeggiare questo evento che c'è oggi a cui mi ha invitato. Poi niente, stasera andiamo a cena dai miei, perché non so mia madre cosa cucina, però ci ha invitato a cena entrambi, quindi stasera andiamo a cena di famiglia. Vi faccio vedere l'outfit perché merita. Vabbè, allora la capigliatura è la mia solita, un po' tipo Ariana Grande, dei poveri ovviamente, però ci sto talmente comoda che sinceramente è quella che mi faccio più spesso, perché il mio problema mi rendo conto che è qua, mi danno fastidio i capelli qua. Questi qua davanti nemmeno tanto, ma qua mi urtano, quindi mi tiro su la parte sopra e poi lascio sciolti questi, che sono rimasti con le ondine di ieri, perché ieri me l'ero fatti un po' meglio, visto che avevo questo evento e volevo essere vagamente decente, e quindi avevo fatto solo sotto, e infatti sono rimasti così. Sopra questa felpa vedete come mi cade? Allora, la parte lunga ovviamente sono le maniche, perché il mio braccio finisce tipo, non lo so, qua, e rimane un po' lunga, però a me piace un po' over, ve l'avevo detto, quindi sinceramente non mi dispiace per niente, anzi, ripeto, sotto ovviamente ho il pigiama, quando esco mi metterò sicuramente un jeans nero stretto e magari uno stivale alto,
E sì, questo è l'outfit del giorno. Questo è il regalino che mi ha portato, che mi ha immediatamente fatto proprio venire super voglia di cose di Natale, perché naturalmente queste non potrò appenderle all'albero fino all'8 dicembre. Tra l'altro quest'anno abbiamo deciso che lo facciamo insieme. Sei contento? No. Lo faremo insieme e per sua somma gioia. Quindi sì. Queste palline, non vedo palline, insomma, queste decorazioni, non vedo l'ora di metterle. Tra l'altro stavo proprio pensando a degli omini di pan di zenzero. Sono proprio bellissimi e li ha presi da Pepco, mi ha detto. Quindi non vedo l'ora di metterci. Brava. E di nuovo legge. Che... Vediamo se riesco... No, vedo io invece. Ma che dici? Sì, vedo io. Ma che cosa hai vinto tu? Trissomo! Ah! Pasta di oggi con pesto di guglio, pomodori secchi e pistacchi. È buonissimo. È buona? Madonna. Sì? Il condimento sì. No, oh, fantastico, avevo paura non ti piacesse perché questi impicci di solito li compro io per me perché no, mi piacciono. No, però i pomodori secchi sono buoni. Sì, però sai com'è, questi sughi non è detto che poi risultino buoni, invece mi fa piacere. Vi ho fatto poche riprese perché siamo andati veramente di corsa, proprio toccata e fuga da Tiger. Vi faccio vedere la busta, che in realtà me l'ero portata perché non volevo ricomprarla. Eccola qua, questa di queste feste che è veramente bellissima. Comunque riciclabile, ecco, nel senso, una di quelle buste che utilizzate in eterno ed è bellissima. Questa combo colore rosa-rosso-bordeaux è bellissima. Allora, vi dico subito che quando sono arrivata ho avuto un mezzo colpo perché non c'era niente, letteralmente niente delle cose che avrei voluto prendere, perché purtroppo io non so perché questi negozi si portano avanti troppo tempo. Cioè, Tiger ha iniziato a mettere la roba di Natale a ottobre ed era pieno, solo che a ottobre uno può comprare la roba di Natale. No, per me almeno fine novembre, almeno, e adesso praticamente non c'è più niente, quindi ci sono rimasta malissimo. Pensavo per un secondo che sarei riuscita a uscire senza niente, ho avuto un colpo praticamente, e invece alla fine il modo di spendere i soldi l'ho trovato, no scherzo, alla fine sono riuscita a prendere tre cose, vi dico, sono tre cose più importanti, cioè meno stupidaggini, cioè sono comunque stupidaggini, perché sempre a comprare impicci siamo andati natalizi. Però sono due cose che mi sarei comunque voluta accaparrare, c'erano due cose che io proprio cercavo e volevo, più una cosa che mi ha ispirato e ho preso. Prima cosa che ho preso, ve la faccio vedere, è questa, e questa è quella, la terza cosa, cioè quella che non avevo in mente di comprare ma alla fine ho comprato. Sto parlando di queste pantofole da elfo che a me ricordano troppo elf, voi direte grazie, è un elfo? No, intendo proprio quelle che mette lei, com'è che si chiama lei? Mi verrà mai in mente come si chiama, comunque la, insomma, quella di cui si innamora, l'umana di cui si innamora Elf, e mi sembrano proprio le sue, quindi mi hanno ispirato tantissimo e hanno anche questo campanellino che secondo me sarà adorabile i primi 10 minuti e poi mi farà uscire di testa il resto del tempo. Però le ho prese, sono troppo carine, le userò ovviamente soltanto questo mese, però le riutilizzerò l'anno prossimo. Vi dico anche il prezzo se vi può interessare. Allora, io ho preso una misura 40-41, io in realtà porto 39, però ho detto non si sa mai, meglio prenderle un pochino più larghe che un pochino più strette. Vi leggo lo scontrino perché lì non c'è scritto. Queste le ho pagate 12 euro, 12 ciabattine con campanellino. Poi naturalmente non poteva non esserci la tazza natalizia di quest'anno di Tiger. Da quando sono in questa casa ne ho presa almeno una ogni anno, quindi anche quest'anno ne serviva una, e ho preso quella che in assoluto mi piaceva di più da tutti i post vari che avevo visto su Instagram. Ci sono un sacco di influencer che collaborano con Tiger quest'anno e vedendo i loro contenuti ce n'era due mi piacevano, ma una in particolare mi aveva proprio conquistata ed è grazie al cielo quella che ho trovato. Quindi eccola qui. No, vabbè. Ditemi voi quant'è carina. Adorabile, mi piace. Alla parte che io amo la combo rosso-rosa. Cioè, proprio, secondo me sono due colori meravigliosi insieme. E mi piace il bastoncino, insomma, di caramella. E questa sorta di albero di Natale a pois rosa.
No, secondo me è veramente bellissima, quella che volevo dall'inizio. L'altra che mi ispirava moltissimo era quella con tutto Babbo Natale rosa, anche quella molto carina, però tra le due, visto che non ne volevo prendere più di una, a mio avviso questa era la più carina. Vedo l'ora già di farci colazione, questa è la Mug pagata 6 euro. E questo è un po' barare, ma non troppo, quindi mi sono concessa questa licenza, ovvero... Questo l'avevo visto comunque su TikTok e mi piaceva troppo. È un piccolo albero di Natale decorativo con le palline che si illumina. Allora, come vi ho detto, per l'albero devo aspettare l'8. Siccome non ho trovato grandi cose per arredare, perché appunto ve l'ho detto, è praticamente finito tutto, quantomeno nel tagliere in cui sono andata io, se voi ne conoscete di più forniti, per favore, fatemi sapere. Lo voglio andare ad esporre. Questa sarà una cosa effettivamente natalizia già esposta fuori, quindi un po', anche se è un mini albero di Natale, non è l'albero di Natale grande, quindi... Penso che questa licenza vada bene, nessuno ha mai detto niente sugli alberi di Natale piccoli, quindi sì, è troppo carino, dovrebbe venire così. E me ne sono innamorata già quando l'avevo visto online, quando l'ho visto oggi ho detto vabbè, è un segno, devo prenderlo. Quindi adesso questo volevo mettermi a farlo, anzi metterò Lorenzo a farlo. L'alberello l'abbiamo pagato 8 euro. Con molta calma. Sì, sangue freddo. Stai realizzando i tuoi sogni? Esatto. Penso Prendiamo di tutti. un'altra delle cazzatine di Martina. Allora. Ammazza, che carino. Ecco! E le palline? Cioè, ti hanno messo l'immagine con le palline, ma ci sono. Ma ti giuro, io ero convinta ci fossero. Catfishing. Piango. Adesso piango. Allora, c'è stato un plot twist. Perché mentre io mi disperavo per l'assenza delle palline, Le palline c'erano, ma le solo palline nascoste, però. c'erano, ma erano qua sotto a questo scalino che praticamente non si vedeva. L'ho girato abbastanza perché guardate come sono ridotte. Però sembrano tutte integre, speriamo. Comunque c'erano, ma io non me ne ero accorta. Allora, no, secondo me prima dobbiamo mettere Giusto vedere le batterie, le no, chiaro. batterie. Tanto. Tra l'altro, chiudi, non serve nemmeno, però E ora ora vediamo se si dica. accende. Magari. Ma cambia luce? Sì. Ok. Possiamo dire che ho comprato cose migliori? Ti Ma perché è carino. piace? Sicuramente non è faticoso come l'albero vero, quindi già. Già sei contento? No, È guarda che ti chiaro. tocca. Qua. Guarda che ti tocca settimana prossima. Ho deciso che il posto in cui mi ispira di più è qua vicino, almeno appena uno entra dalla porta la vede, e poi qua c'è tutto l'ambiente rosa. Allora. Che riesci a spegnermi la luce, per favore? Oh, che... dai, carino. La luce blu è bellissima. Vi dirò, con quest'altra luce forse prende punti. Tu che dici? Però prima non Non è. si esprime. No, dai, è Forse la carino. luce di prima Aspetta. era più forte. Esatto, ma anche al buio era troppo. E quindi niente, rimane così carino. Dai, c'è un po' di rosa che non guasta mai. Un po'. C'è un po' tanto di rosa, tutto vicino a lei a questa, che non guasta mai, però carino così. E almeno un po' dopo vado a casa per Natale. Un fail? Sì. Ma in generale questo giro da Tiger è stato un fail, non ho trovato nulla delle cose che cercavo, me ne hanno già levate, sono rimasta malissimo. Però dai, è carino. Queste però, raga, quanta roba. Troppo carine, sentite? Perché mi guardi così? Cos'è? Ok, stiamo uscendo per andare all'evento. Vabbè, la felpa di prima l'avete vista. Sotto ho messo un pantalone tipo finta pelle, stretto, skinny. Questi stivali che credo siano gli Stelio Malori. Quella è la monnezza, quella a destra. Questa borsa. No, perché c'era una busta gialla. Sospetta, ho detto, ho preferito dire cos'era. E sciarpina nera e cappotto nero semplice. Cos'è? Perché ridi? Andiamo. Stiamo andando al
negozio, sono in super ritardo, però prima di una certa non mi sono riuscita a liberare per il lavoro, quindi necessariamente tocca andare a Dior. Tanto è qua, proprio qua dietro. Lavorato fino all'ultimo perché mi serviva l'ok per una cosa che non ho ricevuto, quindi è rimandata lunedì, però almeno mi hanno liberata per poter andare. Ecco il negozio, questo è il negozio. Appena usciti, raga, abbiamo bevuto un vin brûlé buonissimo, questi erano i bicchierini, me lo tieni per favore, amore? E poi ci hanno fatto una foto, perché c'era un photobooth dove poter scattare delle foto in real time, insomma tipo Polaroid, ce la siamo fatta carinissimo. Io mi finisco l'ultimo sorso. Sono appena tornata a casa e vi giuro che non potrei essere più felice di così. È 10:30 e io mi sono mezza addormentata sul divano dei miei. Veramente come una bambina, ma sono stanchissima. Non mi sono ancora ripresa da ieri, visto che stamattina non ho dormito a sufficienza. E comunque anche ieri sono andata a dormire tardi e domani mi devo alzare presto. A, perché devo postarvi questo vlogmas, B, perché devo registrare i calendari domani, devo fare una serie di altre cose e poi mi devo sbrigare perché sul pomeriggio presto dobbiamo andare con Ali nel beauty office da Ele Debs, che hanno organizzato una cosa piccolina, non vi dico oltre perché non so se l'hanno detto sui social o se vorranno dirlo, quindi vi dico solo questo, perché questo so che lo posso dire, il resto mi taccio. E quindi abbiamo questo piccolo festicciolo aperitivo per augurarci buone feste e sono molto contenta, però è molto lontano, è sul presto, quindi ovviamente metà della giornata sarà dedicata a questo e quindi insomma devo un po' portarmi avanti con tutto il lavoro la mattina. Comunque oggi come evento carino, anche se in realtà era, cioè per evento si intendeva presentazione di collezione per insomma l'uscì di Balenciaga, ci hanno offerto questo vin brûlé che era buonissimo, me lo sognerò per i secoli a venire, e anche un marshmallow che non è proprio il mio genere, soprattutto marshmallow da solo così, però bellissimo, super estetico, molto carino, ho visto un po' di cose di novità in futuro magari, e poi la pizza di mia mamma era mondiale come al solito. Poi ci siamo fatti la tisanina perché avevo freddo, quindi ci siamo bevuti tisana io, mamma e Lorenzo, papà invece non sopporta le tisane, quindi no. E adesso vado subito a dormire perché ho un sonno lercio, non so se si vede dalla faccia, proprio sto più di là che di qua praticamente. E noi ci vediamo al prossimo vlog, ma non vi so dire quando questa volta. E non prestissimo, però quando ci rivedremo magari ne faccio un po' di più. Mi raccomando, seguitemi su IG e su TikTok per recuperare tutti gli altri contenuti inerenti a questo argomento. Quest'anno frammento un po' per essere presente un po' ovunque. Spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi abbia intrattenuto e tenuto compagnia ad ogni modo. Spero vi abbia fatto piacere almeno il buon inizio dicembre classico, iconico. Vi mando un grande bacio, ci vediamo alla prossima, buonanotte.